Torniamo a parlare di paranormale. Abbiamo accennato al fantasma di Bianca Maria Scapardone che compare nel fossato, ma i fantasmi che vivono nel castello sono tantissimi. Hai proprio ragione, ad esempio uno di questi spettri è la duchessa di Milano Bona di Savoia, che compare ad uno dei finestroni del castello mentre piange e si dispera per l'assassinio del marito Galeazzo Maria Sforza. Ma l'elenco non finisce certamente qui. No, infatti all'interno dei vasti saloni del castello c'è chi afferma di essersi imbattuto nelle etere figure di Ludovico Sforza, detto il Moro, o di Isabella d'Aragona, promessa sposa, pensa, a soli 2 anni a Gian Galeazzo Sforza, o ancora di Beatrice d'Este, che morì nel castello dando alla luce un bimbo morto. Accidenti brividi sicuramente, ma anche anedite curiosità, e per far questo ci sposteremo all'interno del Parco Sempione. Al castello sforzesco si apre il Parco Sempione, un vero e proprio polmone verde al centro della città di Milano. Pensa però, Rossana, che in epoca viscontea era un parco totalmente privato, il parco dei duchi visconti, che lo utilizzavano per la cacciagione e per il divertimento. E qui, a questo punto, ti racconto una leggenda, un aneddoto decisamente macabro che parla di Bernabò Visconti. Un soldato di guardia stava cacciando contro il volere del duca una lepre. Per farlo utilizzava un arco. Si avvicinò al duca, che lo scoprì, e gli chiese: perché chiudi un occhio per cacciare questa lepre? Il soldato rispose: per mirare meglio. E quindi cosa fece il duca Bernabò Visconti? Fece cavare l'occhio al soldato, perché per lui le cose superflue non servivano. E di Bernabò Visconti, celebre per la sua crudeltà, si può ammirare uno stupendo monumento funebre all'interno dei musei del castello. Occhio per occhio, dente per dente, si dice, e la sua crudeltà fu ripagata. Infatti il nipote Gian Galeazzo Visconti gli succedette al ducato e lo fece rinchiudere fino alla morte all'interno del castello di Trezzo sull'Adda. Ma adesso Will, vieni con me perché ti voglio presentare le sorelle Ghisini. Vengo subito. Andiamo. Luoghi più romantici del Parco Sempione, il Ponte degli Innamorati, delle coppiette milanesi. Accanto a noi le famose sirene, che i milanesi hanno simpaticamente ribattezzato come sorelle Ghisini. E pensa che questo ponte, Rossana, è stato letteralmente traslato. Si trovava in un'altra zona di Milano perché serviva per il naviglio dell'antico stradone di San Damiano, che però venne interrato. Opera dell'architetto Tettamanzi, ormai non serviva più a nulla, e quindi nel 1930 venne letteralmente spostato proprio qui nel Parco Sempione, dove possiamo tutt'oggi ammirarlo. E ora svegliamo anche un mistero. Perché, sorelle Ghisini? Perché l'intero ponte è un blocco di Ghisa. Un salto nella storia, William, che ci porta in un altro luogo del Parco Sempione, l'Arena Civica. Thank you.
durante la dominazione napoleonica, Bonaparte volle realizzare una struttura per il divertimento della cittadinanza. Per questo fra il 1805 ed il 1807 venne costruita l'arena civica che si trova alle mie spalle. Con forma ellittica ed una capienza di 30.000 persone, è davvero imponente. Ma ci troviamo qui, cara Rossana, per un motivo particolare, perché l'aneddoto di cui vi parleremo è legato alla sua inaugurazione. L'arena civica fu trasformata in un vero e proprio lago artificiale. Infatti il suo interno fu riempito grazie ad una vicina roccia e per l'inaugurazione venne organizzata una naumachia, cioè una battaglia o un'esibizione spettacolare tra navi. Abbiamo parlato quindi di sirenette, abbiamo parlato di battaglie tra navi, sembra quasi di non essere a Milano, però ci troviamo a pillole di misteri e quindi nostra prerogativa è quella di concludere appunto con un pizzico di mistero e portarvi alla scoperta di un nuovo enigmatico fantasma. Da tempo immemore si narra che giunti all'imbrunire compaia proprio qui, in Parco Sempione, lo spettro della Dama Velata. La sua apparizione generalmente è preceduta da un intenso profumo di violette e, nonostante lei sia nascosta da capo a piedi da un lungo velo, non è difficile notare le bellissime fattezze della donna. Chi ne rimane ammagliato, infatti, non può far altro che seguirla fino all'interno di una villa. E cosa succede? Colpo di scena. La donna velata si spoglia e si scopre il velo. Sotto il velo, non quello che ci aspetteremmo, quindi un volto giovane, ma un terribile teschio. E qui il finale si divide in due parti. C'è chi non è mai tornato, oppure quei spasimanti che hanno avuto la fortuna di poter tornare a casa e di testimoniare il fatto, sono però impazziti. E con questo ultimo brivido lungo la schiena si conclude la nostra suggestiva puntata dedicata al Castello Sforzesco e al Parco Sempione, ma non i nostri viaggi alla scoperta dei misteri di Milano. Esattamente, quindi vi attendiamo per una nuova e suggestiva puntata di Pillole di Misteri.